Ciao Marcello e ciao a tutti gli amici di Top Land. Ebbene sì, Dinamo Zagabria 0, Juventus 4. Una partita fenomenale che ha visto un Gigi Buffon da 7,5, perché anche se è rischiato un pochino su quella traversa di colpo di testa, anche se eravamo già in vantaggio noi, però comunque ci do un 7,5 perché insomma è sempre la nostra leggenda e quindi il voto positivo ci sta sempre. Nostra difesa 9 perché è una difesa implacabile. Centrocampo con molte sorprese da 8,5 con un Dani Alves buono, abbastanza fortunato sul gol del 4-0. Un Khedira che c'è assolutamente, un Hernanes che per l'amor del cielo lasciatemelo così, non toccatelo che è la volta buona che può tornare l'Hernanes della Lazio, forse esagero ma non toccatemelo. Pjanic un 7,5 perché dopo il gol, anche se ha avuto purtroppo quell'infortunio mini, perché da quanto ho capito non è un infortunio di quelli bruttissimi, e un Evra da 7,5 perché anche lui ha fatto un ottimo lavoro. Vabbè, anche l'attacco è la stessa cosa, un Higuain da 8 perché 8, metto un 7 per meglio dire, perché tranne il gol non ha fatto molte occasioni, però almeno il gol l'ha fatto ed è stato un gol molto importante. E Dybala 7,5 perché oltre a quel gol fantastico, che secondo me è un gol tipo alla Lionel Messi, finalmente è riuscito anche a trovare le giuste dinamiche sia con i centrocampisti che con Higuain appunto, e quindi veramente un'ottima sensazione. Per quanto riguarda Mandžukić, è subentrato nel secondo tempo insieme a Piazza. A Mandžukić ci do un 6 perché non ha fatto un gran bel vedere, invece a Piazza ci do un 6,5/7 perché dopo 5 minuti circa si è già fatto fuori 4 uomini e stava anche facendo un bel tiro, purtroppo smorzato di brutto. E perciò niente, vabbè, anche a Cuadrado ovviamente ci do un 7,5 perché né più né meno è entrato nelle azioni della Juve. E quindi diciamo che insomma tutta la squadra, per meglio dire, è stata più che sufficiente. Comunque, dopo questo breve video io ti saluto Marcello, saluto tutti i miei amici di Facebook, tutti i tuoi spettatori, caro Marcello. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.